Ben ritrovati cari amici di Rocker TV. Oggi siamo partiti con oggi reso felicissimo Running Up the Hill, tratta da, insomma, una delle canzoni di cui si è più parlato in questa settimana, settimana scorsa. Ormai si parla solo di questa. Ma hai visto quanti ascolti ha su Spotify questa canzone? Le ha recuperati. Questo è un pezzo degli anni 80, degli 80s, che è tornato prepotentemente di moda grazie a quel telefilm di cui abbiamo parlato due settimane fa, Stranger Things. Però ne abbiamo parlato in tempi quasi non sospetti, perché quando hai parlato di questo pezzo due puntate fa
se l'avessimo registrato, cioè, insomma, c'è su due puntate, a vedervi due puntate fa, noi abbiamo già parlato di questo pezzo, di cui si è parlato in maniera totale in questi giorni, cioè si parla solo di questo, tutti i giornali si parla solo di Running Up The Hill con Kate Bush, che è tornata di moda, alla ribalta c'è, prepotentemente, e ci piace, a me piace questa cosa da morire. Poi mi dicevi che questo pezzo ti piace un sacco, sì, esatto, perché non farlo? Tra l'altro l'hanno rifatto anche Placebo in una versione molto molto carina, però ovviamente l'originale is in l'originale era un po' intoccabile. Poi anni 80, ragazzi. Anni 80. Va bene, allora partiamo con le informazioni di servizio, intanto che il popolo di Open Space si collega, si connette, ci mette like, ci condivide la diretta come sa che a noi piace. E dai, magari parti tu con la prima. Parto io. Allora, iniziamo con il parlare di rock targato Italia. Ebbene sì, ragazzi, perché dal 29 al 30 di luglio abbiamo questa fantastica opportunità per due band che saranno scelte tramite candidatura inviando una mail a... La mail la dici tu. Speciale RT2022@rockertv.it. Dovete candidarvi a questa mail con... Ecco, infatti è venuta fuori anche la locandina. Grazie, bellissima. 29 e 30 luglio si terrà la finale di Rock Targato Italia e abbiamo la possibilità per due band di Open Space di partecipare, quindi scrivete. Insieme ai vincitori, tra l'altro, al vincitore di Rock Targato Italia. Quindi ragazzi, affrettatevi e mandate queste email. I vincitori di Rock Targato Italia che, se non mi ricordo male, sono i Circus Punk, anzi ne sono abbastanza sicuro di questa cosa. Ti piacciono i Circus Punk? Li ho sentiti, sì, spaccano. Tutte le info quindi le trovate sul sito. Loro hanno fatto anche uno speciale qui ad Open Space, live at Open Space, per cui insomma... Grande gloria milanese, grande band, insomma, vincitrice di più contest, perché prima del Rock Targato Italia hanno vinto anche il contest di Open Space. Magari tu non lo sai perché parliamo proprio degli albori di questa trasmissione, però insomma... Ma poi tra l'altro, ragazzi, si sono al Legend Club di Milano, che è tanta roba, il palco del Legend Club di Milano, quindi non perdetevi questa opportunità. Iscrivetevi se volete partecipare. Altra news importante. Settimana prossima regaleremo due biglietti per il concerto degli Offsprings al Carroponte di Milano, per cui rimanete sintonizzati sul palinsesto di Rocker TV di lunedì prossimo, perché regaliamo due biglietti per questo evento, il che non è poco, direi. Sai che potrei fare una fake email, vorrei vincere i biglietti per gli Offspring, non l'ho detto. Fra l'altro, l'apertura, l'opening act, è dei Pancreas. Ho sentito, fra l'altro, durante Pancreas in the House, che sono stati gli Offspring a volere fortemente i Pancreas come apertura. Hai capito? Vedi? Hai capito? No, e allora si sono trovati questo gruppo italiano che fa punk probabilmente meglio degli internazionali, e ha detto, perché non loro? Sono arrivati oltreoceano i Pancreas. Hanno spaccato i nostri amici punk. Questa stagione d'oro per i Pancreas, devo dire che dopo il tour acustico stanno rilanciando un po' la loro carriera, devo dire, in maniera impeccabile, con un tour acustico, ma soprattutto con il tour elettrico, che stanno suonando tantissimo. Grandi Pancreas, fra l'altro anche loro protagonisti su Rocker TV di Pancreas in the House. Settimana prossima, giovedì prossimo, Killjoy di Roma, Rezzophonic Live. Ma oggi ci sono un sacco di... Ce ne sono un sacco, io mi sono non già non riesco perso, più a ragazzi. Starci dietro. Comunque, giovedì saremo a Roma al Killjoy. Special guest Cristina Scabbia from Lacuna Coil. Giovedì 16, Killjoy di Roma, Rezzofoni. Questa non me l'avete scritta, me l'avete data a tradimento, però avrei dovuto saperla visto che sono direttamente coinvolto. Proseguiamo con le news. 22 giugno 2000, questo sembra il telegiornale ormai, no? 22 giugno 2022, la grande partita di Rezzofonic contro la Nazionale Artisti TV. Giusto per citarne alcuni di coloro che parteciperanno, vi direi, non so, il signor Garrincia delle Vibrazioni, oppure vi direi appunto Nuase dei Pancreas, Andrea Machi della Cuna Coil, ma c'è il grande capitano che è... Zanetti! No, io pensavo Mario Riso. Porca puttana che figlio! Io pensavo proprio Mario Riso. Ma me l'ha suggerito la regia, è colpa della regia! Sono io che ho fregato la regia questa volta, è vero, c'è Zanetti, Javier Zanetti... Grande capitano, ma penso che quella fascia lì fammela vedere, dove finisce la fascia. Eccola, questa fascia qui penso che la indosserà Mario Riso. Anche perché c'è scritto. Aspetta, perché c'è scritto Super Mario. Inquadrala. Porca puttana, che forte! Capito? Aspetta, che c'è la maglietta, ragazzi. Allora, abbiamo deciso, Veronica, che per alzare un po' le views di questa puntata, tu devi indossare quella maglietta. Vai! Ok.
Ok. No, di solito si toglie, in questo caso si aggiunge. Però facciamo al contrario. Oggi facciamo al contrario, infatti. Ok. Tra l'altro c'è anche il grande ritorno di Gianni oggi. Oh, ma che stai da Dio, fra l'altro. Ragazzi, la mia taglia, oh, questa maglietta viene a casa con me. Ciao. Giochi a calcio? No, ma fa niente, la indosso lo stesso. Però tu quando suoni utilizzi di solito le divise da basket, sì. Mi ricordo male? Sì, no, potresti utilizzarla questa. Questa potrei usare, infatti, raga, questa è mia, vieni a casa con me, ok? Veronica da oggi con la nazionale rezzofonica, ecco, mia, sei mia, il numero 10 fra l'altro. Sì, sono il numero 10, però dietro c'è scritto 10 driven, leggo. C'è scritto 10 driven, ragazzi, se volete giochi in attacco, in porta non mi piace, in attacco sì. Poi ci sono i calzettoni. Facciamoli vedere, siamo andate alle vendite, guarda, calzettoni, 2 al prezzo di 1, poi cos'altro c'è? I calzoni. I calzoni. Okay, quelli li indosso io. Beh ragazzi, ditelo che mi avete regalato la divisa, grazie, è stato bello. Vabbè, comunque, se volete vedere le grandi personalità del rock and roll all'interno della squadra di Rezzofonic, della nazionale, gloriosa nazionale Rezzofonic, allora dovete presentarvi il 22 di giugno allo stadio comunale di Settimo Milanese per questa grande partita contro la nazionale artisti TV. Noi diciamo che siamo un po' in conflitto di interessi perché in Russia andavamo a giocare con la nazionale artisti TV, per cui sarà difficile sfidarli da questo punto di vista, però eccoci, diciamo che lo scopo è nobile perché c'è dietro l'associazione Mio Fratello, che è una grande partner di Rezzofonica e di queste ultime avventure, fra cui quella anche al Live Club di Trezzo sull'Adda. Per cui immancabile, bisogna comprare i biglietti su mailticket.it. Quindi acquistate i biglietti, siateci e venite a festeggiare a colpi di pallone e di rock and roll. Questa è una frase da registrare. Pallone e rock and roll. Allora, venite a festeggiare a colpi di pallone e di rock and roll, per favore, Alfred. Eccoli, vai, ce l'abbiamo. Va bene, oggi fra l'altro ho portato anche il synth, guarda. Ma infatti dovresti deliziarci un pochino di più di questo synth. No, allora, la puntata di oggi non è un caso che ci sia questo synth oggi, perché è una puntata in cui sono, cioè diciamo che in generale sono prepotentemente tornati di moda gli anni 80, perché fra l'altro abbiamo uno degli artisti emergenti di oggi, che è Matt Moon, che usa e abusa di questi strumenti. Ma sono sicuro che anche all'ospite, lo special guest di questa puntata, che se rimanete con noi saprete chi è, ne sarebbe fiero di questo strumento. Quindi state con noi. Per cui direi che puoi partire. Prego. Partisco, stai benissimo. Io me la tengo, l'ho già detto, è mia. Allora ragazzi, oggi partiamo con una band che mi piace tantissimo presentare. Partiamo da Piacenza, ragazzi. Questi ragazzi sono di Piacenza e sono gli Uranova. Sono una band alternative metal attivi dal 2017. Iniziarono la loro carriera con un album che si chiama Hallowed Demand Hallowed. Il loro primo album aveva delle sonorità differenti da quelle di adesso, perché parlavano di sonorità hard and heavy. Dopo svariati anni i ragazzi escono con 3 singoli, che ricordo Shape perché è veramente figo come singolo, e hanno dato una rispolverata al loro genere, un pochino più metalcore e anche prog metal. Ma oggi ci sentiamo il loro ultimo singolo, che si chiama No Name. Vai regia! Same eyes.
Ed erano gli Una Nova con No Name. Non perdetevi questa band perché sta veramente per sfornare delle altre mine, e lo posso assicurare, ragazzi. E adesso ti sei alleggerita della divisa. Mi sono alleggerita perché fa caldo, solo per quello. Ma tanto questa, guarda, te la stai già portando, vedi? A casa. Sì, questa viene con perfetto, me. Questa con me. E va bene, allora proseguiamo, cari amici di Rocker TV, cari amici di Open Space. Il viaggio nella musica di oggi ci porta esattamente a Venezia, una città lagunare. Lì troviamo Matt Moon, che è un personaggio a cui piacciono gli anni Ottanta, un personaggio che ha cavalcato la synth wave degli anni Ottanta, con delle influenze come Digital Ghost o i Depeche Mode. Insomma, è uno a cui piace il suono dei sintetizzatori. Lui esce con questo pezzo che si chiama Waves, appunto, quindi c'è un grande ritorno della new wave, un grande ritorno del termine, anche wave, le onde, qualcosa che va cavalcato perché sta prepotentemente tornando di moda, come dicevamo. Per cui ci andiamo a sentire il nuovo singolo di Matt Moon, si chiama Waves, esce per Beautiful Losers ed è tutto vostro. Vai! Ed era Matt Moon con Waves, un immaginario glaciale nel suo video. Infatti mette insieme influenze di passione per l'astronomia e con un anelito alla trascendenza. Il suo ultimo disco sta per uscire, si chiama Lux, sempre per l'etichetta Beautiful Losers.
Cosmography è il suo primo album nel 2019 e sono entrambi dischi pieni di influenze agli anni 80, a me piacciono molto. Ma guarda un po', qualche ritorno fortissimo comunque degli anni 80, eh. Un ritorno... La prossima volta vi presento con i capelli cotonati, però. Esatto, esatto, ti starebbero bene. Nel frattempo, da quello che ho capito, pare che sia con noi il grande ospite di questa puntata, per cui... Attenzione, in collegamento per la prima volta da Barcellona. Un po' di suspense. Direttamente da Barcellona, un po' di suspense dalla regia, per favore. Un po' ragazzi, di... un po' di suspense. Ecco, carichiamo un po'. Dai. È con noi il signor Flavio Ferri, benvenuto. Ciao. Come allora. Stai, Flavio? Ah, ci avete anche gli applausi. Bene, tu, Giuseppe. In forma? Tutto bene, ci sono io, c'è Veronica e insomma... Ciao Veronica! Ciao Flavio! Benvenuto a Rocker TV per la prima volta, direi era ora a questo punto perché un personaggio come te da queste parti insomma è a suo agio secondo me, no? Ma sicuramente, io sono sempre a mio agio, poi con voi di sicuro tantissimo. Allora che si dice? Un produttore ti salva la vita, è vero? È verissimo, quanta gente ha fatto dischi orribili perché non aveva nessuno che gli spiegasse cosa dovesse fare veramente, anche se magari aveva delle buone idee. Allora un giorno abbiamo deciso con l'amico Mario Bargna del Tilt, o della Tilt come dicono loro, che non si sa, parlavamo e abbiamo detto che facciamo, lui mi ha chiesto, Flavio vorresti venire a suonare qui da noi? Io ho detto no, non vorrei suonare, no? Cioè che palle sempre suonare, invece facciamo qualcosa di più interessante, visto che avete l'associazione, la scuola, quindi ci sarà gente che è interessata un po' a come si arrangia un pezzo, a come si produce, a come si registra, a come si fanno tante cose. Allora abbiamo combinato questo, come si chiama, laboratorio, workshop, un bel workshop anche, così no. ma workshop mi viene un po' d'ansia se dici così, laboratorio è più bello, in fondo io sono un cazzeggiatore, già il laboratorio mi fa stare un po' male perché mi sembra una roba scientifica, lo chiamerei di più tipo un open bar con chiacchiere sulla musica dove si fa anche qualcosa, perché quello che faremo è scegliere, anzi io farò, mi hanno inviato alcuni pezzi i partecipanti, io ne sceglierò uno a mia indiscussa, indiscutibile, come si dice, non mi viene la parola perché visto che abito in Spagna non mi ricordo più l'italiano. Spagnolo, vai, dillo in spagnolo, non c'è problema. Ma no, non mi sale tampoco perché sono incasinato, però ecco, a mia discrezione, a mi è venuto, vedi, discrezione, sì. Ecco, e praticamente sceglierò questo pezzo e lo lavoreremo dall'inizio alla fine, cioè dopo 4 giorni avremo un pezzo a cui avranno contribuito chiaramente tutti quelli che partecipano al avevi detto workshop, mi ha attaccato questa roba orribile. Tu l'hai attaccato, non si stacca più adesso. No, purtroppo. E quindi partiremo a capire dove vogliamo andare, perché la cosa fondamentale è che un pezzo musicale è un'idea. L'idea va rispettata. Spesso chi scrive il pezzo non sa neanche lui esattamente dove vuole andare, perché si perde in mezzo a tutte le cose che ha ascoltato, a quello a cui vorrebbe assomigliare, la paura di fare qualcosa che magari le persone non capiscono. Quello che dico io sempre è: se sei te stesso, qualcuno di sicuro si capirà, perché non è che ci può fare capire e amare da tutti. Però scegli, inizia a scegliere quelli che ti capiscono, però devi farti capire. Esatto. Quindi, scusami Flavio, faccio un piccolo preambolo, poi ti faccio continuare a mille, perché
questa iniziativa è interessantissima e anche, diciamo, unica in Italia, nel senso che è sempre più raro trovare iniziative di questo tipo. Siamo stati al Tilt Caffè per fare una puntata di Rock Club, dove ho ritrovato il mio amico Mario Barnia, lo specifico sempre perché Mario poi qua è... sono tantissimi. Se no si capisce che c'è anche Mario Riso in giro, per cui allora Mario Barnia l'ho ritrovato dopo un po' di tempo al Tilt Caffè e lui mi ha raccontato di questa iniziativa. Allora io ho detto portiamo Flavio a Rocker TV perché parliamo di questa cosa, visto che questa trasmissione si occupa di artisti emergenti. Quello che farete, il laboratorio che farete, proprio guarda gli artisti emergenti e gli racconta come si produce una canzone. Fra l'altro io leggevo che tramite il regolamento che si possono iscrivere anche coloro che non hanno per forza una canzone da produrre, no? Certamente, quelli che sono curiosi, quelli che vogliono imparare cose nuove e soprattutto quello che mi piacerebbe che venisse fuori, che è quello che manca molto al giorno d'oggi, è il rapporto umano, parlare con le persone, fare le cose assieme e imparare io da chi ci sarà e loro qualcosa da me, qualcosa da insegnare ce l'ho, però tutti ce l'hanno. Però la cosa fondamentale è fare gruppo, trovarsi, riunirsi, la musica è scambiarsi delle sensazioni, non che ognuno sta nella sua cameretta a fare dream dream e poi non si confronta con le altre persone. Magari da questo laboratorio, mi è tornato il nome di prima, verranno fuori delle nuove conoscenze, amicizie, collaborazioni. È il bello del fare il musicista è quello lì, non è stare a farsi delle pippe da soli sperando che poi metterai il tuo pezzettino su Spotify e con immensa tristezza ti accorgerai che è una goccia nel mare. Serve conoscere le persone, farsi capire, scambiarsi le idee, bellissimo. Sì, perché sono sempre più frequenti queste possibilità di mix online, mastering online, cioè mandare il tuo pezzo a qualcuno che forse lo mixerà, forse lo farà mixare ai suoi assistenti, forse lo farà masterizzare a chissà chi. Però invece è proprio bello trovarsi, fare scambiarsi le idee, fare le cose insieme. Ma poi diciamo che con dei personaggi fondamentalmente così tu hai solo da imparare, confrontarti con loro, quindi... È comunque un'iniziativa molto interessante. Quindi ripetiamolo ancora, 16, 17, 18, 19 giugno 2022 al Tilt Caffè di Appiano Gentile si terrà questa iniziativa, chiamiamola iniziativa, questo giro. Bello iniziativa. Ha preso un sacco di nomi comunque, ecco. Ragazzi, nel giro di 20 minuti. Flavio Ferri, produttore, polistrumentista, mente dietro anche Delta V, quindi mica poco, insomma, nel panorama della musica italiana, vi insegnerà a produrre una canzone, come si fa. Poi fra l'altro leggevo che il master di quello che viene prodotto in questi 4 giorni rimane al diretto interessato, cioè chi ha portato la canzone, è interessante. Certamente, è suo e ne farà chi cosa vuole, magari gli servirà come ispirazione, magari gli servirà perché vuole metterlo da qualche parte, magari gli servirà per distruggerlo perché è venuta una cagata, non si sa, però il bello è quello, il bello è trovarsi, imparare qualcosa tutti assieme, io per primo, perché comunque io ho assolutamente bisogno del contatto con le altre persone per poter continuare ad avere voglia di fare musica, perché di tutti sti corsi su internet, queste cazzate che fanno, veramente non ce la faccio. Io soffro tantissimo. Io sono cresciuto da quando c'ho 14 anni, si andava nei locali di Milano dove si suonava, si incontravano gli altri musicisti, quelli grandi che ti insegnavano qualcosa, no? Perché comunque. E adesso questa cosa vedo che sono un po' persa, quindi io sono molto contento che ci sia gente tipo Mario, ma tipo il Tilt, perché tutti si sbattono tantissimo, che tornano a fare cose di questo tipo. Prima magari in maniera, come dire, così ufficiale, con un nome, con una denominazione, però dopo la gente capisce che tutto questo se lo può creare anche per conto suo, però sempre mettendosi assieme, capito? Scambiandosi cose, facendo gruppo fondamentalmente, un po' come se fossero delle gemme, diciamo, no? Un po' come se fosse una gemma. Perché, per esempio, Giuseppe non è che ha imparato a suonare il basso online, voglio dire, no?
perché sarebbe venuto che faceva quei pezzi orrendi che fanno poi sempre in queste tristissime demo che, con 5.000 slap che non servono a niente, perché poi vai in un gruppo che fa rock, fagli 4 slap e ti caricano di mazzate, quindi impari subito cosa serve fare e cosa non serve fare, no? Sì, c'erano proprio dei cantanti, con il contatto umano. C'erano proprio dei cantanti che vietavano ai bassisti di suonare lo slap, era proprio una regola, era diventata in un periodo. Sono assolutamente d'accordo con loro. Okay. Senti Flavio, un periodo particolarmente florido per la tua carriera, nel senso che sei uscito con un sacco di progetti, ma sei uscito anche con un percorso solista. Diciamo la serie Fast Forward sono 5 album di musica strumentale, io la chiamerei cinematica quasi, perché ambientazioni sonore e tracce strumentali racchiuse in 5 capitoli, no, molto interessante questo, magari raccontaci, anche se non è recentissima qualcosa. Era il lockdown, non sapevo che cosa fare, allora mi sono messo lì a buttare giù cose che non avrei avuto tempo di fare, e allora ho fatto questi 5 capitoli, insomma 5 raccolte di pezzi per la maggior parte, il 99,9% strumentali. Poi mi sono gasato e ho fatto un'altra roba strana, mixata in una roba che si chiama 8D, quindi sì, che è in cuffia, che si sente solo in cuffia, che ti va in giro per la testa. Poi ero ancora lì e ancora non sapevo cosa fare, e ho chiamato Luca Raganin, che è uno scrittore italiano fichissimo, bravissimo, e gli ho detto: Luca, io non ho idea di che cosa voglio dire, però tu puoi dire qualcosa, io ci metto la musica e ci canto sopra. Allora, visto che eravamo tutti chiusi in casa, ho telefonato un po' di amici, ho chiamato Livio Magnini, ho chiamato Maroccolo, ho chiamato Marchino, Trentacoste e tanti altri, e gli ho detto: volete metterci qualcosa? Come volete voi? E poi dopo io assemblo tutto. Allora è uscito questo disco per la Vurek che si chiama Testimone di passaggio, ormai è uscito un anno e mezzo fa, qualcosa così. Io c'ero alla conferenza stampa, al MEI l'avete fatta, c'eri sia tu che Luca, avete parlato, bravo, raccontato di questo disco, e tra l'altro è bello che un artista si affidi a un autore per scrivere la parte testuale e lui si occupi poi di tutto il discorso, diciamo, musicale, armonico poi. Ma sì, perché di solito sai benissimo che quando scrivi i pezzi tante volte inizi con una melodia in finto qualche lingua e dopo ci accroppi delle parole sopra. Invece ho detto: visto che non so cosa fare, facciamo il contrario, cioè tu mi dai le parole e io ci devo accrocchiare della melodia sopra. Ed è stato divertente, perché tanto per cambiare abbiamo fatto qualcosa di un po' più così, un po' più che ti pone una piccola sfida, ecco, niente di che, però è stato molto divertente. Poi, finita la pandemia, sono tornato a produrre dischi. Solo il mese scorso ne sono usciti 3, e quindi sono molto felice. Tu, perché abbiamo fatto tutto da Barcellona, dal tuo studio ormai famosissimo, sì, in quel di Barcellona. Io faccio qui, però spesso vengo in Italia. Per esempio, adesso ho appena finito un disco fighissimo di un cantautore però punk che si chiama Gaetano Nicosia, e le batterie sono andate a farle da mio amico Simone Filippi degli Usmamò, che ha uno studio lì sugli Appennini Reggiani, e sono venuto in Italia a fare cose, perché comunque io poi mi sposto. Da me di solito mixo, poi tanta gente passa di qui, però spesso mi muovo anch'io. Per esempio, abbiamo fatto questo disco di Nicola Lotto, che è un cantautore padovano bravissimo, e sono venuto e l'abbiamo fatto a Trento, no, a Rovereto, vabbè, Trento, posti lì, molto bello, e quindi mi sposto. Poi, beh, noi in particolare, nello specifico, ci eravamo conosciuti, se ti ricordi, con il disco di Holden. Quando ho fatto il disco di Holden, quando sì, eravate bravo, venuti a Radio Popolare, fatto... a
insomma, promuoverlo, esatto. E c'eri anche tu. Mi era piaciuto il fatto che oltre all'artista si muovesse anche il produttore, insomma il dialogo era più molteplice, era più sfaccettato, si riusciva ad entrare di più nelle canzoni. Sì, ma non puoi mollare un artista dopo che hai fatto il disco, cioè comunque io sempre a tutti quelli che produco cerco di stargli dietro, li chiamo, cerco di magari fargli conoscere qualche persona che gli possa venire utile. Mi ricorda un po' la tecnica del talent scout, questa cosa, comunque mi ricorda un po'. Ma sì, ma io guarda, sinceramente lo faccio più per come dire, amicizia, perché comunque quando poi fai i dischi che vuoi fare, mm-hmm. perché io c'ho questo gran culo che in questo periodo posso permettermi di fare i dischi che mi piacciono, quelli che non mi piacciono non li faccio. Non è poco di e questi quindi, tempi, insomma, è già questo. Esatto, e quindi è bello perché c'è sempre una complicità non solo artistica ma anche di amicizia, perché poi mentre fai il disco, lo metti a posto, crei un rapporto con le altre persone, e poi tra musicisti è anche più facile perché siamo degli esseri un po' più stupidi degli altri e quindi abbiamo più facilità a comunicare un po' fuori dai canoni, no? Siamo un po' più, come dire, cazzoni mi piace. Siamo un po' estrosi, dai, diciamolo, siamo un pochino più, ecco, estrosi. Brava, questa è una bellissima parola, estrosi. Ti farò anche a te la solita domanda che faccio di rito sempre a tutti. Tu prima hai consigliato una cosa molto importante che mi sta capitando spesso, tra l'altro, di sentire open space da parte di personaggi di un certo calibro come te, che è quello proprio di consigliare agli artisti e musicisti, soprattutto alle band emergenti, di credere in se stessi. Quindi è un messaggio veramente molto importante e fondamentale, perché delle volte ci si dimentica di questa cosa, ma è veramente quella più importante, forse quella che veramente ti porta al tuo obiettivo e a far esaudire i tuoi sogni. Ma la mia domanda a te è questa: quale altro consiglio tu daresti agli artisti emergenti? Non farsi delle illusioni strane e non essere soprattutto autoindulgenti, cioè il primo critico di quello che fai devi essere tu, perché ci sono io sento tante cose di persone che sono molto autoindulgenti verso se stesse, quindi si perdonano tante cose e non cercano di migliorarsi, perché già pensano che dopo che hanno fatto un giro di 4 accordi di aver già fatto il pezzo e di avere già un loro carattere. Ebbene no, è manca una, tutto. è una cosa lunga, quindi pensate sempre che quello che fate faccia schifo, di modo che non fa che spronarvi a farlo meglio, perché sempre succede così. Quando finisci di mixare un disco, quando finisci di fare qualsiasi cosa, dici sempre: cazzo, però si poteva fare meglio. Ed è uno sprone per fare qualcos'altro, se no ti adagi e poi fai come tanti che in carriera hanno fatto un pezzo e l'hanno ripetuto per 30 anni e dopo un po' diventa un filo noioso, ma anche non per chi ascolta, ma per te che lo fai, cioè perdi l'amor proprio, capito? E io credo che questa sia una cosa fondamentale. Poi i vari traguardi, quelli pratici, chi se ne frega, tanto la pratica non serve a nulla in fondo, cioè le cose pratiche non è che abbiano tutta questa utilità. Tu devi Maroccolo un giorno mi ha detto una cosa meravigliosa, neanche una citazione da poco, fra l'altro, perché parliamo Gianni, perché io suono spesso con lui, abbiamo collaborato a 3-4 dischi con lui, con altri, qualcuno che uscirà, mi ha detto: il vero successo è che tu, finito di mixare un disco che hai fatto tu, hai voglia di riascoltarlo e ti dà soddisfazione, se no hai fatto un lavoro per niente. Ed è vero, ed è molto semplice, no? E io credo che tu il tuo primo critico, il tuo primo fan
devi essere te stesso, ma non fan solo perché sei riuscito a mettere in pista quattro cose, cioè perché proprio ci hai lavorato, ci hai creduto, ci hai pensato e quella cosa che hai fatto ti rappresenta. Cioè non è che se copi benissimo un pezzo dei Placebo, chi se ne frega in fondo, tanto c'erano già loro. Esatto. Che tu devi che essere cosa una cosa aggiunto nuova. Senti, ma a proposito, se Placebo copiano benissimo un pezzo di Kate Bush, per esempio, quale per esempio potrebbe essere Running Up the Hill, che noi abbiamo suonato all'ingresso di questa puntata perché è il pezzo di cui si sta parlando tantissimo, ma voi come Delta V con Martina l'avete suonata, l'avete riproposta in tempi non sospetti, perché 2 anni fa è uscita la vostra versione di Running Up the Hill, quando ancora nessuno la conosceva in realtà, perché era un pezzo quasi sconosciuto ai più degli anni 80, e voi l'avete riproposto in tempi non sospetti. È non vero, adesso, perché ecco. Perché sempre durante il lockdown, che non si sapeva che cazzo fare, si facevano tantissime robe, perché io penso che sia stato uno dei periodi più attivi, visto che non potevo uscire, stavo in studio qua sotto, perché io ho studio e casa nello stesso posto. Bello. E quindi ho fatto 100.000 cose, ed è nata pure questa rilettura, versione qua. Sì, ma perché è divertente. Poi guarda, è un allenamento bellissimo cercare di rifare i pezzi di altri senza rifarli uguali. Ma infatti quella roba sono lì. Le cover più fighe, sono le cover più fighe. Infatti il bello della vostra è che proprio avete spostato i centri tonali, cioè proprio in certi momenti dici ma è quella, sì, poi capisci che è quella perché sul ritorno. Andatevela a sentire, fra l'altro la trovate su YouTube, ma anche l'avete ricondivisa sui canali social vostri. Quindi negli ultimi giorni sì, perché Carlo ha detto, ecco, adesso è uscita questa roba qui, noi come al solito arriviamo sempre come dei pirla, però ci siamo divertiti. In questo caso siete arrivati prima in realtà, però. Arrivare troppo prima è sbagliato. Lo so, è vero, cioè, è vero. Fare, non lo so, ci sono gruppi degli anni 70 che all'epoca non se li cagava nessuno, che ora sono tipo i Ken, erano bravissimi, nessuno se li è mai cagati, poi dopo ora sono più importanti, cioè vengono definiti più importanti di gruppi molto più blasonati, che però hanno fatto molti più soldi di loro. Guarda, stiamo facendo divertente una discussione che io porterei avanti per ore ancora, perché sta venendo fuori di tutto, gli anni 70, gli anni 80, sta venendo fuori. Beh, gli anni migliori però, come si producono i dischi, come bisogna fare una volta che hai finito di mixare. Insomma, Flavio, noi ti ringraziamo per la tua partecipazione, ringraziamo ancora una volta, ricordiamo ancora una volta che il 16, 17 e 18 di giugno si terrà questo laboratorio dal titolo Un produttore ti salva la vita, con Flavio Ferri al Tea Caffè di Appiano Gentile. Iscrivetevi, anche se so che il tempo è ormai scaduto, però sono sicuro che ma si può sempre, che se ne frega, concederanno una deroga agli amici di Rocker TV interessati. So che il 10 giugno era l'ultimo giorno, ma ho già parlato con Mario e siamo d'accordo che si può fare qualcosa di più. E poi la speranza è l'ultima a morire, quindi comunque mandatelo. Iscrivetevi, sia che abbiate un pezzo sia che non l'abbiate, perché secondo me saranno 4 giorni di fuoco in cui si impara veramente a stare sul campo, a stare con un produttore artistico, a produrre musica, a creare. Quindi saranno 4 giorni creativi sicuramente, e a berci delle birre. Assolutamente. Flavio, grazie mille per la tua partecipazione. Flavio, ci vediamo presto. Grazie a voi ragazzi, un abbraccio, mi raccomando, rock and roll, rock and roll sempre. Ciao Flavio. Grazie. Ciao. Insomma, dai, è un piacere. Anche oggi il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Io comunque andrò a casa con un insegnamento: sempre autostima, sì, e anche autocriticità. Assolutamente. Continuate a pensare a noi, ovvero mandateci la vostra musica a openspace@rockertv.it, così che potremo mandare in onda il vostro videoclip, così come abbiamo fatto oggi con Matt Moon e Yura Nova. Absolutely.
Benissimo, cari amici di Rocker TV, anche per oggi è finita. Io devo scappare. Oggi devi scappare. Mi hanno già preso per il culo. Mi hanno già detto non c'è andato. Non voglio farti prendere in giro anche dai nostri spettatori. Ma invece dai. Io voglio dirlo. Vado a vedere. Vabbè, non vi dico di più. Vado a vedere. Stai vestendo Giovanni? Sì, Gianni. Gianni, vabbè. Vado a vedere il concerto a San Siro. Vado a vedere il concerto del re del pop italiano. Cremolini. Che orecchie per intendere. No, non dovevi dire. L'ho spoilerato. Che orecchie per intendere intenda gli altri in camper. E con questa vi salutiamo. Ciao. Appuntamento settimana prossima. Bye bye.